E allora restare nella speranza, che cosa vuol dire in questo momento, in questi istanti così abbastanza di apprensione, drammatici, restare nella speranza in Libia? Allora ci andiamo a collegare telefonicamente con una nostra amica, perché l'abbiamo già avuta ospite a mentre, Sor Bruna Menghini, suora francescana missionaria di Maria. Buon pomeriggio Sor Bruna e grazie per la sua disponibilità. Buon pomeriggio, sono contenta di parlare di speranza. Ecco, appunto, in questo momento restare nella speranza in Libia, che cosa vuol dire per lei, Sor Bruna? Beh, per me vuol dire tutto, perché non vediamo chiaro in niente, non sappiamo che cosa sia meglio, che cosa sia peggio, e quindi siamo veramente nelle mani di Dio, ma con tanta, tanta speranza. La gente che si avvicina a voi, riconoscendo in voi che siete donne di preghiera, che cosa vi chiede, che cosa vi dice? Beh, prima di tutto ci dicono di pregare. È gente che crede e quindi credono nella nostra preghiera e nella nostra intercessione. E poi sono anche contenti di vedere che siamo rimaste in mezzo a loro. Sor Bruna, lei ci sta parlando da Yefren, dovrebbe essere a sud, molti chilometri a sud-ovest di Tripoli. Da lì, dalla missione dove siete voi, suore francescane e missionari di Maria, che notizie arrivano di quello che sta succedendo nelle città al nord? Beh, prima di tutto, quello che sappiamo è quello che ci dice la televisione, che cerchiamo di seguire, e poi possiamo ancora parlare al telefono. Quindi siamo collegate col nostro vescovo, con le nostre consorelle di Tripoli, altre suore e delle amiche di lunga data con le quali giusto ci sosteniamo in questo cammino di speranza, perché nessuno vede chiaro, nessuno sa nemmeno che cosa deve sperare che arrivi. È meglio mettersi nelle mani di Dio e dire: tu sai meglio di noi che cosa sarà meglio per il paese, per la gente, per noi stessi e anche per tutta la regione del Mediterraneo che è implicata in questa storia ormai terribile. Sor Bruna, le persone che lei ha ascoltato al telefono, che ha raggiunto in queste ore, che cosa le hanno detto? Stanno bene? Non sono state colpite loro per sbaglio? No, stanno bene, però hanno tanta paura. Hanno detto che stanotte non hanno dormito, perché sentivano continuamente rumori pericolosi e stanno piuttosto chiusi in casa, cioè non vanno in giro, cercano di essere prudenti. Le consorelle soprattutto sono vicine agli amici più vicini, diciamo, a quelli che si conoscono da tanto tempo, e con loro anche si condivide la speranza. Lì a Yefren, dove si trova lei, non è arrivato nessun attacco, quindi la situazione è ancora tranquilla, anche se di apprensione? Cioè, ci sono stati degli attacchi, non proprio nel quartiere dove abitiamo noi, ma un po' in giro. Abbiamo sentito qualche rumore di bomba, abbiamo sentito scoppi di fucili e sappiamo che ci sono stati dei morti, non tanti, ma ce ne sono stati. Non proprio qui nelle nostre conoscenze, ma nei dintorni. Nonostante tutto, la sua missione è quella di restare nella speranza, e questo è il suo appello. Ci dica qualcosa per chiudere questo collegamento, Sor Bruna Menghini. Beh, noi qui ci sentiamo inviate a nome di Gesù che ha dato la vita per tutti, e la nostra speranza è che lo possiamo vivere noi prima di tutto, profondamente, e poi anche che la gente, stando con noi, possa fare un passo in questa conoscenza. Il resto è nelle mani di Dio, la loro adesione o no non ci spetta, però la speranza di sapere che anche loro sono salvati da Gesù per noi è una forza e anche un motivo per restare. E questa è la forza, ecco, della speranza di Sor Bruna Menghini da Yefren, Libia, insieme alle sue consorelle francescane missionarie di Maria. Grazie e arrivederci, Sor Bruna. Ecco, grazie a lei tanto di questo messaggio di speranza.